What a tutti ciurma e benvenuti le giocherine in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, dopo che me lo avete segnalato in tanti, perché effettivamente devo essere sincera, io non mi ero minimamente accorta che fosse stato pubblicato questo trailer. È stato appunto ragazzi pubblicato, mi ripeto, questo launch trailer di Resident Evil Separate Ways, sarebbe a dire il DLC aggiuntivo del carissimo Resident Evil 4 Remake che tutti quanti conosciamo. Sappiamo benissimo ragazzi che ci ho portato anche una serie qua sul canale, una serie che mi è piaciuta tantissimo, che mi ha divertito tantissimo, quindi il gioco di per sé ragazzi mi è garbato parecchio devo dire, e quindi ovviamente sono comunque curiosa di scoprire questo DLC. Io non so se effettivamente fosse stato già detto tempo fa che ci sarebbe stato un qualcosa di aggiuntivo di Resident Evil 4 Remake, probabilmente sì, probabilmente no, questo ovviamente siccome voi ne sapete sempre più di me ragazzi me lo farete sapere qua sotto in commento, e non ho la minima idea di cosa possa trattarsi in effetti. Quindi andiamo a guardare insieme questo trailer che dura poco più di 2 minuti. There is this one thing I must do before I can recover the Ember. Leon and that young woman, they are both infected. Okay. But this is your last chance. No! No! What would I do without you? Be parasite food. Touch the ember. We'll meet up later. No! Sorry, what kind of a man leaves a lady? Sorry, Louise. It might be a while. No! Stop wasting my time, Ada. Just get it done. Gotta keep the client happy. Oh mio Dio! So you two are infected. You must already feel the effects, eh? I need to put that thing down. There are things I must set right. Why is this so important to you? Oh, Ada. To do with you. Luis, the goodbye's gonna have to wait. Oh mio Dio, ragazzi, cioè adoro! What are you here for this time? That all depends on you. What the fuck? Oh mio Dio, adoro! Adoro ragazzi! Allora, il giorno è oggi, perché, cioè, 21 settembre, quando sto registrando ragazzi è 21 settembre, ma what the fuck, cioè, adoro tantissimo! Ma che figata, cioè, praticamente ci portano parallelamente, ovviamente, alla storia di Leon, eccetera, eccetera, quindi comunque la storia principale, Leon, Ashley, bla bla bla, ci portano da Ada e Luis. Oh mio Dio, figata! Allora, mi sembra di aver capito che l'unico personaggio giocabile sarà Ada, ragazzi, ma sarà una strafigata della miseria, perché lei tra l'altro può usare il rampino, cioè tipo stile Batman, è una cosa fantastica. E comunque sembra esserci uno scorcio di storia che ovviamente noi non sappiamo, che pare molto interessante, perché a quanto pare anche Ada sarà infetta. E inoltre ci ritroveremo in situazioni ragazzi molto action, quindi comunque spara spara, salta, si possono colpire i nemici anche in modi strafighi, cioè che figata, vabbè. Ada ragazzi non potevano che darle comunque un sistema di combattimento strafigo, questo poco ma sicuro. E quindi ci saranno, mi sembra di aver visto, anche nuovi nemici, nemici che non abbiamo combattuto nella storia principale. Quindi nemici evidentemente creati apposta per questo DLC. Cioè sembra tanta roba ragazzi, non sembra quella tipica cosetta, cioè aggiuntiva, che è un po' me. Cioè qua sembra, mamma mia, una roba incredibile, vi giuro che non me lo aspettavo. Non me lo aspettavo così elaborato, perché sembra veramente, cioè, che ci abbiano fatto un grande lavoro. Poi ovviamente sì, le ambientazioni saranno fondamentalmente, suppongo, quelle ovviamente ragazzi della storia principale. Però a prescindere da quello, stica, cioè proprio stica, ve lo dico, cioè a me queste cose poco mi importano in effetti. Mi interessa che ci abbiano fatto un gran bel lavoro anche dal punto di vista di trama, e questo sicuramente, perché poi è bello
bello, evidentemente scopriremo come appunto lui ha contattato Ada, perché l'ha contattata dicendo ci stanno questi due che sono infetti, ho bisogno del tuo aiuto, cioè quindi l'intreccio che ci sta dietro che noi non sappiamo, non conosciamo, perché appunto lui e Ada erano in combutta, no? E quindi evidentemente anche la retrostoria di Ada, del perché Ada fosse lì, eccetera eccetera, cioè regà, interessantissimo, figata stratosferica, e vi giuro sono sorpresissima, perché quando uno sente DLC, capito, magari si aspetta una robetta, infatti io non mi aspettavo una cosa incredibile, ma ve devo dire sinceramente che questo trailer mi ha stupito e mi ha sorpreso, non mi aspettavo una cosa del genere, quindi figata stratosferica, mi ripeto sempre, lo so ragazzi sono una botta noci, ma mi ripeto sempre, quindi in caso qualcuno di voi si stesse chiedendo ma Giugherina pensi che lo porterà in un modo o nell'altro, ragazzi, lo porterò, perché adesso sono troppo ovviamente curiosa, curiosissima, cioè tipo a livelli stratosferici, di giocarlo, perché ovviamente voglio sapere tutti i retrostorie e retroscena che ci stanno, assolutamente. Poi tra l'altro voglio anche giocare nei panni di Ada, su questo ragazzi non c'è alcun tipo di dubbio, quindi in un modo o nell'altro lo giocherò, a maggior ragione perché comunque Resident Evil 4 Remake, ragazzi, è stata una delle ultime serie che ho concluso, che ho adorato, e quindi questo DLC incredibile non potrà mancare qui sul canale. Come sempre ragazzi fatemi sapere qua sotto in commento a voi cosa ne è sembrato, che impressione va fatto, se va stupito, non va stupito, va lasciato perplessi, se lo comprerete, se lo giocherete. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!